Ehi, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Xenoverse per Aspera ad Astra. Nello scorso video ho terminato in teoria il quarto DLC ed ora ci sono gli extra del quarto DLC, che è la sfida del torneo Apollo. Penso che sia del quarto DLC, perché nel terzo mi ricordo di averla visitata e non c'erano, o forse mi sbaglio. Comunque, torneo Apollo. Ah, guarda chi si rivede. È Gengar, oh mio Dio, devo fare la voce strana? Ti prego, non c'ho voglia, non mi va, c'ho mal di gola. Hai visto che rinnovo quei fiocchi? La faccio perché sì, ormai quella voce gli ho dato. Cambiare l'aspetto esteriore del circo ci è costato una fortuna, ma ne è valsa la pena. Potrebbe farlo Gengar con i suoi poteri psichici? Però creava illusioni lui sull'anime, quindi potrebbe farlo. Dalle ceneri del circo Sirio? Ti dà il benvenuto al torneo Apollo! Grazie. Grazie ai miei poteri. Eccolo, appunto. Ah, può controllare l'aspetto interiore. E quindi hanno speso tutto quanto all'esterno, certo. Ora delle faccende da sbrigare. Ti saluto, vaccioso Gengar. Che c'è? Ti sei dimenticato qualcosa? Ah, sì, già che ci sei. Perché non partecipi a un torneo? Sì. Un nome grosso come il tuo sicuramente mi porterà altro pubblico. E deve guadagnare un po' quello che ha speso, no? Allora. Parliamo un pochino un attimino con le persone. Da giovane era una fortissima allenatrice, va bene. Cioè, tu hai portato tuo figlio al torneo, sei venuta in tenuta da casa con la canottiera, proprio la classica madre che se ne strafrega proprio. Tranquilli siamo, Stromboli. Vabbè, certo, con un nome del genere. Abbiamo i tappi e le caramelle e le mente. Ma quanto siete bravi voi di Xenoverse. Mamma mia. Grandi, proprio perché hanno. Vabbè, sì, in effetti. Hanno reso l'aspetto competitivo. Vuoi entrare nella sala d'onore? No. Ma proprio competitivo al massimo il torneo Apollo, allora. Allora, direi che possiamo partecipare ad un torneo. Aspetta, ma dipende. Lo partecipo. Ah, una vale l'altra. Ma facciamo. Allora, per iniziare categoria facile, poi magari scegliamo di normale. Ah, ok. Posto Z. In sala d'attesa anche? Che non ci faranno mai vedere, sicuramente. Attenzione, Gengar o Eri! Che tipo? Salve a tutti e benvenuti al torneo Apollo! Oggi ne vedremo delle belle! I contendenti sono pronti a far scintille! Spero che siete pronti anche voi! Adesso iniziamo! Ah, questo è il mio camerino! Figata! Bello! Con le Pokéball lì sopra, sì, magari un tipo uno snack. Ah, vediamo un po' il tabellone. Ah, ma ci sono persone che conosciamo effettivamente. Eh beh, certo. Perché no? Sì, vado. Sì, grazie, eh. Eccoci qua, i nostri sfidanti stanno entrando, ok. Tutti pronti? Yeah! Via Gengar, ogni tanto cambia la voce, sapete com'è. Prima sfida! Sulla destra consigliere Oris e sulla sinistra il solo e unico prescelto! È ora di lottare! Se questa è una roba competitiva, farà molto male, eh. Guardalo lì, anche lui ha Dragotempra. Andiamo un po' con un Drago Pulsarello. Guarda, paralizzarmi con fulmine così di botto proprio, eh? Non è proprio una bella cosa. Quindi non posso neanche usare gli strumenti, immagino. Però intanto Porygon 2 è andato. Meno male con l'acqua che mi protegge dal ghiaccio. Ludicolo, no, Ludicolo no. Servirebbe un tipo volante, effettivamente. Che sia il momento di ricicciare fuori. Sparkaul, come. Harraul, come si chiamava? Non mi ricordo più. Io se non leggo il nome non mi ricordo. Volcarona? Tatina! Ciao, bellissima! È fatto male, eh. Peccato che sono più lento. Ah, pensavo di averlo preso perché ho visto la barra che non si riduceva del tutto, invece. Suicune, vai, gotta catch 'em all! Quello era un vecchio slogan. Che poi era solo in Occidente usato. In realtà in Giappone facevano Pokémon Getto da sé, che sarebbe Pokémon ti acchiapperò. Però.
Volcarona. E dai. È fuoco bomba, sì, ma non fa niente fuoco bomba, dai. Let's go, it's a me. Ok. C'eri quasi, no. Non c'eri per niente. Che battaglia incredibile! La vittoria va a Link, congratulazioni! Ora è il momento di passare alla prossima! I miei Pokémon sono ricaricati, ovviamente, neanche li controllo. Ma si stanno aspettando me sempre, aspettano me e poi quando arrivo non c'è lo sfidante. Cosa aspettano allora? Non c'è lo sfidante tanto, no? Quindi, ah, lo sfidante aspetta che arrivi io per poi entrare lui. Lì c'è un robot del Team Dimension. Abbiamo Silvia degli Spettri. E sulla sinistra è Sole, unico prescelto. Vabbè, dai. Silvia con dei fianchi importanti, tra l'altro. È madre, probabilmente. Quel Gengar, quel Blastoise incazzatissimo, proprio. Mi fa sempre paura. Con gli occhi rossi iniettati di sangue. Dai, congelo raggio. Mi vuole congelare. Mi vuole congelare. È probabile che ce la faccia prima che finisca questa lotta. No, non ce l'ha fatta, stranamente, eh! Perché l'Axe va sempre a sfavore del giocatore. Swellefant. Non me lo ricordavo mai. Però, insomma, le botte ce le pia, eh. What? Arroganza anche. Va bene. Tipo lotta, eh? Peggio per te. Vaporeon! Si svapa allora con Vaporeon. Una Protection? Che fa scudo a tossi. Wow! Ehi! Ehi! Gianni! Ah, anche lui avanzi, eh? Beh, dai, treat KO. Non c'è problema, non c'è problema. Tanto quello che mi toglie ora e bene non l'ho recuperato con gli avanzi, quindi carineria e good game! G si fa per dire GG, non è che sia stata chissà poi quanto forte Silvia, eh! Che battaglia incredibile! La vittoria va a Link! Sì, vabbè, passiamo alla prossima, dai! Ragazzi, io mi aspettavo qualcosa di più difficile, magari... Però era il numero di sfide, mi hanno detto, non la difficoltà. Quindi potrebbe essere che il torneo Apollo... Ah, la finale già, certo! Ah, vado di Laura! Per la finalissima, quindi sarò io ad aspettare il rivale stavolta. Ah, perché c'è il campo più grande. Vai, chi arriva? Ah, lui è quello forte. È capo palestra, è capo palestra. Rematch allora. Vai Gianni, ci aspetta un bel match allora. Ok, siamo alla finale. Diamo un'occhiata agli sfidanti. Crisante! E sulla sinistra è Sole, unico prescelto. Ah. Vai, Crisante, vuoi lottare? Cacturne Xenoverse. Tipo spettro, vero? Era buio spettro? O erba rimane? Rimane comunque erba, vero? La Distorted! Twist Dimension! Buono, eh? Palossand. Beh, lui scusami. Fanghiglia che. Non mi ricordavo mai quell'abilità! Eh sì, perché la sabbia con l'acqua diventa più tosta. Quindi mi ricordo le battaglie a palle di sabbia con quelle toste dure con l'acqua. Certi lividi ci lasciavamo, mamma mia. Però vabbè, sotto la maglietta tua madre non ti scopriva, per fortuna. Se no, altri lividi ce li facevano i nostri genitori se ci scoprivano. Ma che male che facevano, mamma mia, quelle la palle di. Proprio con l'acqua, eravamo scemi. Adesso lo farei perché sarei grande, quindi saprei evitarle. Prima no, prima era peggio. O meglio, più che evitarle. Non lo so, saprei fare cosa? Farle più toste ancora? Non lo so. Ma che cazzo è di? Comunque sia andata. Qual verso potrà mai calmare la mia frustrazione? Frustrazione? Cioè, ho letto male, ho letto, sì, sicuramente. Ho letto frustrazione invece che frustrazione.
Congratulazioni per la vittoria! Oh no, questa è una ragazzina normale, la signorina. 12 punti lotta. Ah, mi danno le mente anche per... Le menta. Le mente? Mente, le mente. Sì, le mente, sì. Allora, ma io direi di fare un altro torneino. No, però ovviamente faccio una cosa più veloce, dai. Ah, ma c'è proprio la season 1 e 2? Ah, oh, ok, quello è da vedere anche. Comunque sia, faccio torneo normale. Tanto sono solo più sfide da fare, non, nulla di che. E mi porto Mjolnir, che tanto prima ha fatto bene, quindi andiamo, let's go. A sto punto mostro solo una sfida importante, quella finale è quella più importante, no? Sì, vabbè, grazie Gengar, mo, per carità, sono contento che ci sia tu a fare il presentatore, sei molto carino. Ora devo affrontare le sfide e mostro solo quella più importante, dai. Ah, ma c'è il capo palestra! Ah, però non è la lotta finale, ma è un capo palestra. Wallace Daddy! Oh, amico mio, ti farei molto male. Stanne certo. Oh, pure mi faccio male, però. No! Dai, disdetta! Disdetta! Disdetta proprio, eh? Manco a farla apposta, dai! Che palle quando è così. Ora l'attacco speciale è praticamente sotto le suole, però. Dai, basta, basta! E ti pareva che falliva un'altra volta? Oh! E dai! Posso setappare? Posso setappare. E mo lo sfondo allora. Mo lo sfondo. Perfetto, perfetto. Dai, let's go, Arbok, fa tossina. Mannaggia la miseria. Spero di essere più veloce. La prepotta non mi interessa. Più veloce, perfetto. È suono! Arbok è suono! Arbok è suono, Slurpuff! Che è suono anche lui. Attacco per prima ma fallisco. No! Perfetto. Oh! Perfetto, perfetto. Che poi se avessi preso Noivern, anche Drago Pulsar potevo fare. Mi sono dimenticato. Il suono è debole contro il drago, quindi. Vai, carineria, penso che è fatta, sì, infatti. Vabbè, è fatta. Sono stato annientato dal tuo beat, è certo. Però non è questa la lotta più difficile, meglio, la finale. Eccola, questa è la finale? Ah, ok. Non ci avevo fatto caso che era questa. Chissà contro chi sarà. Contro un altro capo paliestra? Una palestra? Fatti sotto, dai, chi sei tu? Ah, la regina delle nevi. Del deserto. Sì, delle nevi, mi è venuta spontanea. Ok, abbiamo Verbena. E sulla sinistra il prescelto. Combattete! Allora, Milotic o Milotic, chiamatelo come volete. Ok. Un drago pulso, basta. Yeah! Alla fine mi sa che era 2 hit KO proprio standard. Birigiri, oh mio dio. Ah, ok. Vabbè. Fattibile. Il cofago. Vabbè, sì, non devo dirla perché è comunque brutta. Ok, Drago Pulsar, vai. Ma io penso che non è una roba. È come se fosse sui giochi standard, che non è tanto per la CPU essere competitiva, ma
anche se su Diamante e Perla sono competitivi as fuck proprio. È più per permetterti di prendere roba competitiva e poi sfidare le persone che hanno appunto il gioco. È molto carina come idea, mi piace. Ad ogni modo, io penso che farò altri tornei magari e poi nel video ve li monto solo con le lotte finali. Perché alla fine bisognerà affrontare un po' tutti. E penso che ci saranno anche sfide più interessanti. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ricordo ovviamente che in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi che tanto è gratis. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!